Si è concluso sul crossodromo di Maggiora, denominato Off-Road Arena, il campionato italiano Rally Cross, come al solito con due gare nel weekend, una il sabato e la seconda domenica. Proprio domenica pomeriggio il mondo motore italiano ha potuto scrivere un nuovo capitolo della sua storia, fatta di passione e volontà, condizioni che spesso riescono ad avere la meglio sul vile denaro. Questa nuova pagina del motorismo italiano è scritta da una ragazza bergamasca, Jenny Sonzogni, che domenica pomeriggio ha vinto il suo primo titolo italiano nella specialità del rally cross e dopo aver subito le giuste verifiche tecniche in virtù di preciso reclamo di chi non era riuscito a batterla in pista. Passata indenne anche quest'ultima forca caudina, largo i festeggiamenti sobri ma meritati, perché vincere un titolo italiano in una specialità che al 95% è mondo fertile per il genere maschile vuol dire molto. Quindi doppia soddisfazione. Con questo risultato Jenny Sonzogni ha scritto una nuova pagina nella storia sportiva dei motori 2023 nella categoria RX5 del campionato Rally Cross, vinta con merito e senza facilitazioni, per un trionfo che è risultato appagante di una stagione dove la giovane bergamasca ha guidato al meglio la Skoda Fabia del Team Colombi e riuscendo a superare nelle ultime due gare a Maggiora un avversario agguerrito, Gianmarco Donetto, in due competizioni infuocate per il valore della posta in palio. Due vittorie consecutive con la pilota bergamasca che ha dimostrato una padronanza straordinaria del suo mezzo e battagliera nelle sfide assai combattute del rallycross. Stagione di debutto in RX5 con la Skoda ed era la mia prima volta sulla terra, quindi in realtà siamo partiti per fare esperienza e poi ci siamo resi conto che potevamo giocare per il campionato già dalla seconda gara e sono contentissima di come è andata a finire. È stata un'emozione fortissima, c'era tutta la mia famiglia con me e ci tenevo a ringraziare appunto loro, mio papà, tutto il Team Colombi Racing Team e Sport Moto Segars Racing che ovviamente mi hanno supportato. Ringrazio anche Michelin per la fornitura di gomme. Nulla, speriamo che adesso porti a qualcosa questo risultato e vedremo cosa fare l'anno prossimo. Nella categoria RX5 il duello finale, quello per il titolo tricolore, è durato due gare, le ultime dove la bergamasca e Gianmarco Donet hanno battagliato tra di loro. In finale, sotto la pioggia, l'ha spuntata ancora una volta la giovane pilota lombarda, imponendosi al volante della sua Skoda Fabia e precedendo di poco più di un secondo il piemontese Donetto, anche lui su un'altra auto Moena. Il terzo posto finale è stato per Fabio Mezzatesta su Hyundai i20. Terminata la fase acuta della vittoria del titolo tricolore, siamo certi che questo nuovo tassello femminile, in un mondo al 95% maschile, rimarrà negli annali di questa specialità assai spettacolare e, come spesso succede, la vittoria della Sonzogni traccia la strada per gli aspiranti campionesse di domani. Oggi si è fatta la storia. Per la prima volta nel campionato rallycross una donna si è laureata campionessa italiana. Jenny Sonzogni nel round conclusivo ha dimostrato così di essere pilota di assoluto valore, vincendo gara e titolo. Nella stessa domenica anche la vittoria di Valentino Lenda rimarrà negli annali. È il primo under 18 a vincere un campionato RX italiano con la Peugeot 208 di categoria STC, cioè minimo 1600 cm3, oltre a vincere il trofeo ACI under 18. Paradossalmente però, proprio nella giornata dei festeggiamenti, il giovane sardo è stato superato da un Matteo Vallazza particolarmente in palla,
con la sua Peugeot 206 e che ha vinto col tempo totale di 5 primi, 5 secondi, 756 millesimi. Alla fine, terza posizione, sempre nella stessa categoria, per Daniele Delfino con la Citroën Saxo.